prova in un vero disegno il carbotello della Stabilo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un'altra farfalla fatta con il carbotello della Stabilo. Ve li ho swatchati, vi ho fatto la recensione che vi metto qui tra le schede informative, ma adesso vediamoli performare e creare una nuova splendida farfalla. Speriamo splendida, vediamo come funzionano. Spostiamo sul piano da lavoro e andiamo a vedere. Ed eccoci pronti per svolazzare tra i fogli e i colori con una nuova farfalla, quindi l'immancabile cornice Ikea in cui andrà alloggiata, il Vir Serum, una matita, una gomma pane, uno sfumino, il tempera matite lo do per scontato. Quindi io userò il blocco pastello della Fabriano, che è un blocco che ha una carta di 160 grammi. Oggi non andrò ad acquerellare i miei Stabilo carbotello, quindi mi va bene 160 grammi di carta. E allora cominciamo subito a disegnare la nostra farfalla. Ok, impostata la farfalla, che voi sicuramente non state vedendo perché l'ho data molto molto leggermente, andrò ancora a scaricarla con la gomma pane tamponando. Comincio subito con un nero e vado ad insinuarlo lì dove voglio che insista. Quindi procedo con la mia coloritura. Prendo un ocra e, come vedete, inserisco come se stessi colorando con delle matite colorate. Quindi mi innesto sul nero, dapprima così e poi anche con lo sfumino. Sovrappongo un po' di chiaro per fare il colore un po' più cangiante e non monotono. Sfumino time! Porto un po' giù e un po' su il nero a sporcare il giallo. Tanto se poi lo voglio rischiarare, nulla di più semplice. Prendo dei colori chiari e ripasso su. Prendiamo adesso un colore a contrasto. Io prenderei un bel blu e comincio ad inserire un po' di colore. Dal nero mi insinuo nel blu. E poi dal blu passo al nero. Voglio schiarire leggermente alcune zone. Lo faccio con un tono più chiaro, che poi sfumerò. Adesso, con un'armonia di blu che mixerò insieme, creerò una base su cui poi andrò a installare i colori definitivi dell'ala. Appena sono soddisfatta del mio lavoro, cosa faccio? Pulisco tutto attorno il mio disegno in modo da eliminare qualsiasi residuo di polvere al di fuori, naturalmente, della parte disegnata, e fisso con un fissativo per pastelli, un fissativo per carboncini, oppure semplicemente, come farò io, con della normalissima lacca per capelli. Il colore cambierà leggermente, come vedete, ne sto andando giù pesante con la lacca, mi serve soltanto per fissare quello che ho messo fino ad ora e per poter tornarci sopra a lavorarlo ulteriormente. Intanto mi concentro sulla parte inferiore, così vi faccio mezza farfalla commentata e poi l'altra mezza la farò da sola. Comincio con dare un tono chiaro a contrasto con lo scuro dell'ala e sfumo l'eccesso. Voilà! Adesso prendo il blu che abbiamo usato prima, questo è il 400, e comincio a sporcare di blu la mia ala. Comincio ad andare a verso nella immissione. Prendo un taupe
e lo inserisco e prendo poi un colore più chiaro, una sorta di beige, che altro non è un grigio un po' sporcato di ocra, e concludo. Sfumino e mixo le parti, un po' di scuro per dare atmosfera alla nostra luccia, ma ricordiamoci sempre il nero, a rinfrancare sempre il tutto e a sporcarlo in maniera meravigliosa. Ok, una bella armonia di blu, mixateli insieme, metteteli in modo da risultare vibranti tra di loro. Se sporcate, come ho fatto io in questo caso, ripulite subito sempre il nostro nero, che può comunque assumere forme anche molto sottili a seconda di come noi decidiamo di passarlo. La bellezza di un colore a punta, rivestito in legno, è proprio che possiamo decidere di farne un uso più da matita o un uso più da pastello. Possiamo deciderlo liberamente. Ok, mi serve un po' di bianco per rischiarare un attimo questa parte e adesso vado a creare alcune zone più scure. Col blu e il nero, mai solo il blu puro, e poi sfumo queste macchie che sono le parti maculate della farfalla. Macchio l'ala e poi ne rischiaro la base. Faccio la stessa cosa anche con le altre due ali. Facciamo il corpo della farfalla e lo faremo con dei toni che vadano dal nero ai grigi al top, quindi partendo da un tono scuro. A questo punto andiamo a ridefinire tutti i toni, rendendoli un po' più chiari lì dove vogliamo del chiarore, tipo qui dove ci sono le ali. Più chiari magari e più vividi, quindi con un po' più di arancio, andando a mixare un giallo più forte con un arancio e con uno sfumino andando a mitigare meglio questi toni, quindi rendiamo più vivido tutto il disegno. Adesso devo fare le varie venature dell'ala delle farfalle. Potrei farle con la penna, io scelgo di farle col carbotello per farvi vedere come il carbotello possa anche dare dei tratti sottili. Nella parte inferiore li darò con questo grigio top, nella parte superiore li darò con un ocra e un nero. Quindi cominciamo subito. E poi per dare una differenza anche di lucidità passo accanto con la matita. La matita ci servirà proprio per creare delle venature più lucide e intersecandosi col carbotello dà un effetto stupendo. Sia dove c'è il nero che dove c'è il chiaro.
ma di presenza le venature sembrano quasi vere. Adesso cosa dobbiamo fare? L'ultima cosa, dobbiamo prendere un colore chiaro, che sia il bianco, che sia il giallo Napoli, un colore chiaro, e con esso io non userò il bianco, userò o l'azzurro chiarissimo o questo beigeolino chiaro, e andrò a lumeggiare l'interno delle mie zolle, che sono appunto tra le varie venature. Quindi cosa faccio? Prendo il colore, lo passo, quindi lo sfumo e faccio lumeggiare, vedete, le varie zone. E lo faccio su tutto, farò la stessa cosa anche nelle parti scurissime, con dei colori che stacchino e che diano maggiore luce. E adesso fissiamo il tutto. Così, molto velocemente. Finito anche questa, ultimo colpo da lontanissimo di fissativo, in modo da fissare la pulvirulenza ma non fare cambiare colore, e andiamola a mettere nel nostro quadretto. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Sembra quasi un velluto, vellutato. Ecco, questo è l'effetto del carbotello, molto matto, molto vellutato, molto bello. Mi raccomando, per le sovrapposizioni fissate sempre prima con un po' di lacca e poi andate di nuovo a sovrapporre per sfumare dita oppure sfumino. Se avete le mani che sudano, no dita, no dita. L'effetto è molto bello, le matite hanno una mina bella resistente, non si rompono, performano bene, e decidete voi il grado di coprenza che volete dare. Quindi una bella performance per delle belle matite. Io spero che la farfalla vi sia piaciuta, se è così regalatemi un bel pollice in su tutto svolazzante, e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei social, Instagram, Facebook, link li trovate qua sotto, e soprattutto vi aspetto sempre su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa. I miei altri canali vi aspetto anche nelle mie altre casette virtuali, e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video da Ombretta ed Arte per Te. Tutto, vi voglio bene, alla prossima volta, ciao!